La componente del gruppo misto che fa capo al senatore Verdini ormai è totalmente dentro la maggioranza. Se succedono questi fatti, che sono fatti di rilevanza parlamentare, il Presidente del Consiglio deve andare dal Presidente della Repubblica a comunicare che c'è una maggioranza differente all'interno di quest'Aula. Non è possibile che, facendo finta di niente, ma qualcuno esca, qualcuno entra, ma la fiducia non si richieda. Noi chiediamo formalmente che anche la Presidenza della Camera faccia presente al Presidente del Consiglio dei Ministri, che deve riandare dal Presidente della Repubblica a comunicare che la maggioranza non è più quella con cui il Presidente della Repubblica è stata affidata la fiducia al momento dell'insediamento. Grazie. La ringrazio, onorevole Fedriga. Ovviamente questo non si può però desumere da un singolo voto su un provvedimento. L'ingresso formale in una maggioranza tutt'al più è delimitato dalla votazione formale di un voto di fiducia, non di un singolo voto su cui è opportuno. Comunque, onorevole Abrignani, su che cosa però? Semplicemente per ringraziarla, che ha detto lei quello che dovevo dire io. La ringrazio. Onorevole Bonafede, invece, sull'emendamento, prego. Onorevole Bianconi, per favore. Prego, onorevole Bianconi, su. Grazie Presidente. Mi permetta di sottolineare che in realtà il fatto che il gruppo di Verdini, chiamiamolo così, sia nella maggioranza non è su un singolo provvedimento. Casomai dovremmo andare a cercare i singoli provvedimenti in cui Verdini non è d'accordo con Renzi. Questa è una precisazione, mi sembra anche doverosa. Va bene. Per quanto riguarda l'emendamento, parliamo di questa norma che... Ecco Presidente, per spiegare bene di che cosa stiamo parlando, vorrei rivolgermi attraverso lei ai piccoli e medi imprenditori, i quali a un certo punto si ritroveranno il Presidente del Consiglio Renzi, che gli dirà: abbiamo fatto la riforma del processo